Il mister dell'Alma Juventus Fano, mister, una ottima prestazione, una partita interpretata bene, ma poi anche giocata bene tecnicamente e vittoria meritata. È contento della prestazione? Assolutamente sono contento del risultato, ovviamente, vista la nostra posizione in classifica e della prestazione perché la squadra ha capito, si è calata, ha interpretato bene un campo sul quale è difficile giocare e penso che abbiamo meritato il risultato finale, fermo restando che bisogna fare i complimenti all'Atletico Fiuggi, all'allenatore, a tutti i ragazzi che stanno facendo un campionato straordinario, visto un po' tutti gli accadimenti. E non era facile però per noi venire, proprio per questo, venire su questo campo e fare sfoggiare la prestazione che abbiamo effettuato e per questo da un lato sono contento, dall'altro so che è un campionato talmente strano, talmente dove i risultati sono sempre molto particolari, dove nonostante abbiamo fatto tantissimi punti siamo sempre lì, c'è da lavorare, è lunga, so che ci aspettano ancora diverse battaglie, diverse sofferenze, e sarà da soffrire fino all'ultima partita all'ultimo minuto dell'ultima partita. Ecco, appunto, ha parlato di una prestazione convincente, contava solo il risultato, contava soprattutto, diciamo, il risultato, però ecco, proprio perché siete in una zona che vi impone di vincere le partite, questa è una vittoria comunque pesante perché vi proietta verso la salvezza. Quindi, oltre che a un discorso di classifica, lei vuole vedere queste prestazioni, immagino, per poter dire di avere speranze al di là di quello che dice la classifica, giusto? Io credo che una squadra debba crescere sempre, sempre, costantemente. E noi lo stiamo facendo, al di là del risultato che, come dici bene, a noi serve, ma noi stiamo crescendo sempre. E questa è una crescita che parte da lontano. Abbiamo fatto un grande percorso, però sai benissimo che poi alla fine bisogna concludere questo percorso con l'ottenimento dell'obiettivo finale, altrimenti rimarrà comunque un grande percorso. Però se si va a Roma Certo. bisogna vedere il Papa, quindi c'è da lottare ancora, c'è da essere freddi, lucidi e avere voglia di vincere ancora le altre partite. Certo, è stata una vittoria importante, soprattutto perché, come ho detto, è stata una partita giocata bene, dà speranze al di là della salvezza, che comunque rimane l'obiettivo più importante, qualora vi dovreste, speriamo per voi, ritrovare ancora in categoria. Può dare questa vittoria il là per anche un proseguo e un inizio di stagione prossima, comunque su dei livelli importanti, perché siete stati comunque sempre in crescita nelle ultime partite, avete ottenuto dei buoni risultati e quindi è una vittoria che dà morale anche per questo, no? Anche perché potreste Assolutamente, no, io poi ritrovarvi. credo che ti ribadisco il concetto, la crescita ci deve essere sempre, però la crescita non è una crescita costante, è una crescita che fa a Graduale, zigzag, in certo. maniera ci può essere un momento dove si gioca bene e non si fanno risultati, bisogna essere in quel momento ancora più intensi, ancora più freddi, capire che i risultati possono venire, possono anche non venire nonostante le prestazioni. Il momento in cui poi arrivano entrambi per un allenatore è sempre bello. È chiaro che stiamo costruendo qualcosa anche di bello, però onestamente siamo in una posizione di classifica tale dove non possiamo permetterci altro tipo di pensiero che l'oggi. Oggi sono contento per la vittoria, ma domenica abbiamo uno scontro diretto con il Vasto Girardi, che sarà una partita difficilissima, perché ho grande stima del Vasto Girardi, ci dobbiamo preparare bene, dobbiamo ricaricare subito le pile, le batterie, la testa, perché dobbiamo farci trovare pronti per un'altra battaglia. Allora, eccoci qua con mister Fabrizio Romondini.
Dunque, mister, sconfitta pesante, ma più che altro per come è maturata nell'arco di tutta la partita. Forse avete pagato un approccio un po' troppo morbido nel primo, ma anche nel secondo tempo. È questo l'aspetto su cui bisogna lavorare, anche magari però in vista della prossima stagione? Beh, nella prossima stagione Vabbè, ancora. mi sembra un po' eccessivo, insomma. E sicuramente è stata una brutta partita a livello di prestazione, a livello di sacrificio, di approccio, sia nel primo e nel secondo tempo, sono d'accordo. Abbiamo perso una partita meritatamente e naturalmente ci saranno delle valutazioni da fare. Io in primis magari ho sbagliato qualche valutazione giocando due partite così attaccate, magari potevo anche fare scelte diverse, ma col senno di poi è sempre diciamo, più semplice magari arrivare alle conclusioni. L'importante è naturalmente analizzare gli errori e fare sempre una grossa autocritica e poi naturalmente come quando non ci esaltiamo per le vittorie, non ci abbattiamo per le sconfitte, anche perché manca talmente poco e quindi non c'è neanche tanto, tanto tempo per poter recriminare, ma solamente per poter migliorare e sicuramente continuare a fare un campionato importante. Chiaramente si tratta di una sconfitta arrivata quasi al termine di una stagione che comunque rimane molto positiva e che non è ancora finita, ma comunque finisse, vi ha visti i protagonisti, quindi questo è il dato da cui dover ripartire per il futuro. Lei è contento comunque, visto che si può iniziare a tracciare un bilancio, anche se ancora mancano due partite comunque. Sì, sicuramente il bilancio è un bilancio strapositivo, nel senso perché ho visto una squadra che piano piano costruiva qualcosa di importante, ho visto dei bambini diventare uomini, ho visto una squadra che diventava famiglia. E piano piano ogni domenica salivano e salgono sempre emozioni diverse, emozioni importanti, emozioni sono cose spontanee che non le programmi, quindi questo è il bello di fare questo ruolo. Quindi naturalmente il campionato di questa squadra, grazie ai ragazzi, è stato un campionato importante. Però detto ciò non è finito. Quindi non si possono ancora tirare le somme, non si possono fare dei calcoli, ma bisogna pensare alla prossima partita, una partita alla volta, e bisogna arrivare all'obiettivo comune, che tutti sappiamo qual è, e poi dopo naturalmente si può programmare, si possono fare tante altre cose.